In diretta da Palazzo Pimirri, Festa del Fungo 2022, col signor locotenente carica speciale Domenico Minichini, comandante del nucleo carabinieri tutela biodiversità di Mongiana. Buongiorno, senta, allora se ci spiega oggi cos'è questa Festa del Fungo. La Festa del Fungo è una cosa che dovrebbe spiegarvi maggiormente la Proloco che l'ha organizzata. Io sono qui per dare quel tocco di legalità, la presenza della divisa del carabiniere, soprattutto il carabiniere forestale, riguardante la raccolta dei funghi. Quindi si parlerò sulla legislazione e sui modi di raccolta, di vendita e anche di commercializzazione. Senta, io ho visto in altri video, in altre interviste dove le dice, spiega perché non si possono raccogliere più di 3 kg di funghi. Allora, la legge prevede che non si possano raccogliere più di 3 kg per i non residenti. E naturalmente questo è superato dai residenti, nel senso che un residente può raccogliere nei terreni montani, può raccogliere fino a un massimo di 5 kg. E questo con la tessera amatoriale. Qualora uno ne voglia raccogliere, una persona voglia raccoglierne di più, deve munirsi della tessera professionale mediante un corso che di solito fanno le province. Senta, tematiche inerenti alla montagna. Il lupo, che è una risorsa, anche perché può attirare turisti appassionati come me che li studiano. Il lupo che contributo può dare oggi alle Serre Calabre? Allora, il lupo è un ritorno, quindi è un arricchire quella biodiversità perduta tempo fa, quando il lupo era considerato un animale dannoso. Ora il lupo è una risorsa, perché abbiamo visto che caccia i piccoli di cinghiale e con la presenza massiccia che abbiamo dei cinghiali è una cosa da non sottovalutare. Poi il lupo non dà nessun tipo di fastidio e la gente non deve aver paura del lupo, perché il lupo di fronte alle persone rimane sempre selvatico e scappa via, mentre il cinghiale si è avvicinato troppo alle persone, troppo ai centri urbani e inizia praticamente a invadere il campo urbano ed è molto pericoloso questo. Andrea, senta, per i cacciatori che ci ascoltano, dicono che la regione dovrebbe allungare di più la caccia oppure fare un abbattimento selettivo, lei cosa risponde? Su questo non posso esprimermi perché è un problema politico e spetta ai politici risolvere questo tipo di problema. Noi sappiamo soltanto, perché siamo ogni giorno in montagna, che i cinghiali stanno rovinando letteralmente la biodiversità il dei nostri boschi, tutta la biodiversità. Quindi, e con la biodiversità dico tutto, perché la biodiversità è la ricchezza di specie animali e vegetali che ci sono in un determinato luogo. Ora, questi cinghiali non danno spazio agli altri animali perché consumano il cibo che dovrebbero consumare gli animali che sono immediatamente sotto di loro nella catena alimentare. Sì, altri animali onnivori magari. Ma senta, mangiano i funghi, i porcini in particolare? Io quando vado alla lacina, nei boschi, vedo questo terreno solcato, bucato, rovinato. Cioè il cinghiale può rovinare anche il fungo in generale o no? Il cinghiale può rovinare il micelio fungino, perché noi abbiamo idea che il fungo sia quello che viene fuori, cioè il corpo fruttifero, quello, il fungo che noi chiamiamo fungo, mentre il fungo è quella rete che è sotto lo strato di terra, che è il micelio, e naturalmente sempre con la loro ricerca che fanno del cibo, delle radici, il cinghiale danneggia il micelio fungino, qualcuno lo mangia, ma è normale che gli animali selvatici mangino i prodotti del bosco. Purtroppo, ripeto, il cinghiale è molto diffuso e questa presenza massiccia fa un danno più che un bene. Senta, l'ultima domanda per coloro che ci guardano, Festa del Fungo, come bisogna andare a funghi? Qual è la pratica da seguire, a parte il paniere e il tesserino per la raccolta? Le regole ci sono tante, come ha detto lei già, il tesserino è fondamentale per la raccolta. Tesserino amatoriale che tutti possono fare presso i comuni mediante un versamento che poi non è nemmeno irrisorio. Per l'altro, giustamente, non si può andare con i rastrelli, non si può andare con le buste, bisogna usare dei contenitori panieri oppure altri contenitori anche in plastica. L'importante è che siano
forati e permettono la diffusione delle spore. E il micelio fungino praticamente riproduce il fungo per oltre il 90%, mentre le spore lo fanno per il 10%. Senta, ma perché allora dicono alcuni che bisogna sradicarlo e altri invece tagliarlo? Qual è la verità? Allora, l'importante è, quando si raccoglie il fungo, fare una leggera torsione per evitare di strappare il micelio, come abbiamo detto. Poi va fatta una, continuando con i divieti, una sommaria pulizia del fungo in bosco. Non è che il fungo si può portare con tutta la terra, anche perché mentre si fa questa pulizia le spore vengono disseminate intorno a tutte le piante, anche perché i funghi hanno una simbiosi anche con le piante ed è molto importante la funzione del fungo in bosco. Va bene, grazie. Grazie a lei.